Amici di Stap Radio, buonasera da Emiliano Ginestrini, eccoci qui ritrovati. Ci eravamo salutati alla fine del campionato di Serie A, credendo di non andare più in onda fino all'inizio del prossimo campionato, ma non avevamo fatto i conti con il Fantamondiale che ha chiuso i battenti domenica 13, quindi 2 giorni fa, e quindi siamo qui per darvi i risultati dei due grandi fantacalci che abbiamo seguito in questa postilla di stagione, vale a dire il fantacalcio di Paolo Acquaroli, www.magicevolution.it, il sito, e il fantacalcio di Antonino Sampugnaro, www.magicmanager.org. Andremo fra breve a parlare di questi due fantacalci. Però non potevamo salutarvi senza il saluto ufficiale del direttore della nostra radio che ci ha fatto la cortesia anche questa puntata di presenziare. Ve lo vado subito a salutare. Ciao Stefano, buonasera. Buonasera a te Emiliano, ciao a tutti gli ascoltatori. Ecco Stefano, ho voluto la tua presenza questa sera principalmente perché sì, è vero, dobbiamo parlare di questi due grandi fantacalci che ci hanno tenuto compagnia anche per il periodo dei mondiali, ma non dimentichiamo che la trasmissione delle Fantanalisi ha il suo core, il suo piatto forte nel fantacalcio di tua creazione, del fantacalcio di Tucuri, cioè 10 più jolly, che per i mondiali ha riposato, però è pronto, sta scaldando i motori per la nuova stagione 2014-2015. Ecco Stefano, vorrei che tu ci dicessi le novità principali di questa nuova edizione, cosa bolle in pentola? Allora, guarda, contrariamente a quanto ti stavo dicendo in privato pochissimi secondi fa, Emiliano, noi partiremo comunque non il 29 ma il 22, perché in quella giornata faremo soltanto mezz'ora dalle 19:30 alle 20 o dalle 20 alle 20:30, poi deciderò l'orario di partenza per ricapitolare quelli che sono i cambiamenti più importanti per quanto riguarda il regolamento. Quindi leggeremo il regolamento in diretta questo venerdì 22 agosto e poi il 29, visto e considerato che tu mi hai portato a conoscenza che il campionato partirà praticamente sabato 30 e poi quindi domenica 31, confermo. invece il 29 partirà 10 più jolly con gli ascoltatori che chiaramente potranno darci le formazioni del fantacalcio. Ti ricordo, adesso non ho studiato bene il regolamento, non lo ricordo bene, Emiliano, magari sotto questo punto di vista potrei aiutarmi tu andando ad aprire il documento. Sì, ce l'ho qui davanti. Credo che le formazioni debbano essere date 12 ore prima, non sono le ore 24 del giovedì, ma mi sembra le ore 12 del venerdì, che abbiamo cambiato poi alla fine anche questa cosa del regolamento, Emiliano? No, Stefano, il regolamento dice che il termine ultimo per mandare le formazioni sono le 24 del giorno precedente al primo Ah, anticipo. perfetto, ok. Quindi nel 24 del giorno precedente l'inizio della prima partita, quindi se la prima partita inizia alle ore 18 del sabato, come credo sia nel caso della prima di campionato, le formazioni devono essere date entro le ore 24 del venerdì, perfetto, esattamente. Mentre invece se c'è un anticipo il venerdì, come spesso è accaduto l'anno scorso, le formazioni devono essere date entro le ore 24 del giovedì. Ora ricordo bene il regolamento perché su questo insomma ci siamo messi d'accordo io e te per far sì che il regolamento Sì. sia chiaro per tutti. L'altra cosa invece importante, a proposito, ecco, vi stavo dicendo che partirà dunque il 22 agosto, venerdì 22 agosto, perché comunque in diretta io rileggerò il regolamento per tutti coloro i quali vorranno partecipare. Tra l'altro so che tantissimi giocatori che l'anno scorso non hanno partecipato verso la fine del campionato, perché comunque non c'era più nulla da chiedere per quanto riguarda la generale, mi ricordo comunque partecipate sempre perché ci sono importanti premi settimanali. Ecco, molte persone mi hanno detto che il prossimo anno parteciperanno al Fantacalcio di Milano. Io già ti posso garantire che il prossimo anno sicuramente supereremo quota 300 partecipanti e sarà il record assoluto dei 10 più jolly. Quindi venerdì 22 agosto si parte mezz'ora per leggere insieme a voi
il regolamento nuovo di 10 più giorni. Ma tra le cose nuove, a parte questa circa l'invio della formazione, la cosa più importante è che si danno un portiere, 3 difensori, 3 centrocampisti e 3 attaccanti, e poi una persona può scegliere il jolly. Jolly può essere sia un attaccante che un centrocampista che un difensore. Se è un centrocampista prende 1+6, e ricordo che questo +6 vale anche se il difensore non giocherà. Se è un centrocampista prende un +3, come se avesse fatto un gol. Anche in questo caso, se il centrocampista non dovesse giocare, comunque manterrebbe il centrocampista il +3, mentre invece l'attaccante non prende punti ulteriori. Quindi ricordiamo, il difensore Jolly vale +6 oltre al punteggio più il doppio, quindi c'è il punteggio del difensore, il doppio in quanto Jolly +6 il bonus che diamo noi. Per quanto riguarda Jolly centrocampista c'è il voto sia doppia +3, per quanto invece riguarda l'attaccante Jolly c'è il voto che raddoppia e basta. In questo caso non ci sono altri punti addizionali, quindi questo ritengo che sia il principale cambiamento al regolamento di 10 più Jolly. Poi insomma, per quanto riguarda il resto le cose sono uguali. C'è per quanto riguarda la classifica settimanale, abbiamo già lo sponsor, trattasi di Back Factor Stilicone, in via Flavio Stilicone 167, che metterà in palio delle giocate per il primo, secondo, terzo, quarto e quinto della classifica settimanale. E queste giocate saranno fatte chiaramente dalle persone che hanno vinto. E poi insomma, ecco, ci saranno tantissimi premi, i premi già li abbiamo tutti, quindi come potrei notare, Emiliano, mentre nelle prime stagioni facevamo un po' di fatica a mettere subito i premi sul sito, addirittura qualche volta aspettavamo le prime giornate, le giornate di ritorno, invece da qualche stagione a questa parte i premi li abbiamo già. Addirittura terminata la stagione già abbiamo gli sponsor che rinnovano il loro contributo importantissimo per questa causa, per questo, quindi li ringrazio tutti. E questo è quanto per quel che riguarda 10 più giorni. Sì Stefano, secondo me questo nuovo regolamento sui bonus dei diversi ruoli per quanto riguarda il giocatore Jolly, secondo me è una grandissima trovata, perché secondo me aumenterà la difficoltà e la varietà di tattiche che il fantacalcista può adottare, e quindi anche ancora aumentare di più le possibilità di rimonta nel finale di campionato, quando diciamo le scelte sono un po' più limitate, le scelte tra i giocatori. Quindi secondo me ne vedremo delle belle, Stefano. Un altro argomento prima di salutarti che volevo toccare con te è il fatto di constatare come la nostra radio, Radio Stap, che si avvia anch'essa alle ferie, tranne poche trasmissioni che stanno ancora trasmettendo dei nostri colleghi, questa radio in questo anno è cresciuta vertiginosamente sia come ascolti che come numero di trasmissioni che abbiamo. Ecco, a fine stagione, Stefano, qual è il bilancio che ti senti di trarre di Radio Stap? Beh, cosa devo dire? Intanto questa è una radio che ha poco più di un anno e mezzo e siamo già arrivati a 220.000 ascoltatori, quindi 220.000 contatti, un qualche cosa di veramente eccezionale. Come dicevi te, attualmente ci sono molti programmi che sono andati in ferie, ItalianBabylon.net Infocultura, il programma di Massimiliano Affinita del mercoledì sera, il tuo programma, le Fantanalisi, anche se oggi va in onda con questa edizione speciale. Questa è la Roma di Roberto De Angelis, che è l'unica trasmissione che praticamente supera i 1000 contatti a puntata. 10 più Jolly, venerdì non c'è più, insomma, molte trasmissioni non ci sono più. Delle 11 che avevamo in palinsesto, però riprenderanno tutte comunque a settembre, e a queste se ne aggiungeranno delle altre. Esatto. Che potrete vedere sul sito www.stapradio.it, che
è stato rinnovato ultimamente proprio da te Emiliano, dal nostro caporedattore Emiliano Ginestrini, quindi andate sul sito, andate a guardare tutte le novità che ci saranno, oltre ad ascoltare questi programmi che ancora fanno parte del palinsesto settimanale, ora che siamo a luglio e poi chiaramente anche ad agosto, credo che addirittura ad agosto ci sarà veramente pochissima carne al fuoco, però a ripartire dalla fine di agosto, inizio di settembre, torneranno tutti i vecchi programmi con i loro grandissimi ascolti e ce ne saranno dei nuovi molto molto interessanti che io consiglio di ascoltare, quindi mi raccomando ogni tanto andate a connettervi su staffradio.it oppure andate a guardare il sito per controllare le cose che vi interessano ed ascoltarle sul sito della RAI. Va bene Stefano, io ti ringrazio dell'intervento e ti saluto anche a nome di tutti i nostri ascoltatori, ti auguro una buona estate, noi poi avremo modo di risentirci in privato durante questi mesi, e comunque in via ufficiale vuoi rinnovare l'appuntamento con te per la nuova stagione, prima di salutarti? Allora, ufficialmente 10 Frigioli riparte venerdì 22 agosto con la lettura del regolamento. Benissimo, allora. 29 con tutti i nostri inviati, con quello che è il programma vero e proprio, 10 Frigioli, un'ora, un'ora e mezza di programma, poi vedremo, insomma. Comunque il 22 vi leggerò il regolamento e vi dirò tutto sulla nuova stagione di 10 Frigioli. Quindi vi ringrazio di cuore e grazie, buon Stefano. Proseguimento di trasmissione. Grazie Stefano e buon estate. Ciao. Bene, salutiamo Stefano. Bene, come vi dicevo, siamo qui principalmente per parlare dell'esito finale dei fantacalci che abbiamo seguito lungo Start Mondiale. Cominciamo con il fantacalcio dell'amico Antonino Sampugnaro. Antonino, ti mando un saluto, vedi che non mi sono sbagliato oggi nel pronunciare il tuo nome. Il fantacalcio è www.magicmanager.org, si trova sulla piattaforma web Fantacalcio, dove storicamente Antonino si appoggia per i suoi fantacalci. Eravamo 13 partecipanti, prima di leggervi il verdetto finale vi do il vincitore dell'ultima settimana. La prima e la seconda posizione sono stati occupati da Corradigno 6. Corradigno ha vinto questa giornata con la Verde Oro, con la seguente formazione. Ricordiamo che si potevano schierare ovviamente soltanto i giocatori delle quattro squadre superstiti per le finali: Neuer 6,5, De Vrij 6, Hummels 7, Blind 7 con gol, questo ha fatto un po' la differenza, Lam 6,5. Poi il centrocampo è andato un po' così e così, perché Khedira non ha giocato, è subentrato Zirk, ha preso 5, così come Willian e Kroos, tutti e tre 5, Van Persie 6,5 è andato in gol, Messi 5 e Müller 6. Il modificatore della difesa, che in questo gioco dà bonus se i migliori dei difensori più il portiere superano il 6, in particolare ha avuto una media voto tra il 6,5 e il 7, quindi ha conseguito un più 3 di bonus. Punteggio complessivo per la Verde Oro 74,5. La classifica finale che si è andata maturando per questa edizione del Mondiale è la seguente. Primo classificato, anzi partiamo dalla tredicesima posizione, la Roberto Baggio di Oracolo 417,5. Poi undicesima la Perilligno di Bruno 1985 503. Decima posizione la Mastre 330 di Antonino 507,5. Nona posizione Leontinoi Calcio di Dario Di Pietro 510,5. Ottavo Perizzao di Ivano Dolomeo 511,5. Settima posizione, quindi metà classifica per il sottoscritto Fantagino, 512,5. Si poteva fare meglio, ho scontato la falsa partenza. Ecco, questo è il mio commento finale. Per quanto riguarda le posizioni della metà alta della classifica, la Querti di Febbo Persi 89 è sesta, 526 punti.
Quinto, Cicordi, Corradino 6, 530,5. Poi le posizioni che vanno a premio sono la terza posizione ex aequo, The Bulls di Antonino 531 punti, appunto pari merito con la Verde Oro di Corradini, vincitore settimanale 531 punti. Questi vincitori si divideranno il premio per il terzo classificato, che è consistente in 30 euro di buon acquisto. Secondo classificato, la Katin United di Alean 90, 538 punti. Alean, che ha compiuto una grande rimonta, vince 110 euro in buon acquisto. Primo classificato, tutti gli onori a lui, la All Blacks di Diego Sampugnaro con 543 punti. Complimenti a Diego, io vado a leggere Diego che vince 220 euro in buoni acquisto. La vado a leggere la formazione di Diego, con la quale ha terminato questo fantocampionato: Neuer, David Luiz, Thiago Silva, Hummels, Lahm, Kroos, Oscar, Schneider, Messi, Müller e Robben. Facciamo quindi i complimenti a tutti i partecipanti, ringraziamenti a tutti i partecipanti. Seguite sempre Antonino Sampugnaro con il suo fantacalcio, che è accessibile anche dal suo fantastico sito, appunto www.magicmanager.org, un sito dove c'è una sezione dedicata al fantacalcio di Antonino, che tornerà con grandissime novità per il prossimo campionato di Serie A, ma c'è anche nella sezione home una grandissima varietà di tutto ciò che interessa allo sportivo, al fantacalcista. Ci sono innanzitutto le notizie sulla foto principale che è messa in maniera veramente nitida ed evidente, proprio una grafica veramente accattivante. Ci sono le notizie principali con articoli sui principali avvenimenti del mondo calcistico. C'è anche le news più aggiornate ora per ora battute dalle agenzie. C'è una sezione con i risultati live degli avvenimenti che si stanno svolgendo in tempo reale. In questo momento ci sono quelli del campionato estone, della Regional Liga della Germania, che non so cosa sia. E poi le classifiche della Serie A, ma anche della Champions League, della Premier League, Bundesliga, League, Ligue 1, suddivisi per rendimento in casa e trasferta. Infine, nella parte posteriore del sito ci sono tutti i maggiori fantacalcio a livello nazionale, con la storia dei piazzamenti che Antonino e i suoi collaboratori stanno mettendo giorno dopo giorno, e stanno facendo un grossissimo lavoro. C'è anche in basso, non lo dimenticate, il logo della nostra radio, Radio Stapp. Grazie Antonino per questo sito, complimenti a te, e quindi seguite Antonino per il fantacalcio, che si appoggia sulla piattaforma web Fantacalcio, e che partirà con l'inizio del prossimo campionato di Serie A, cioè il weekend del 30 e 31 agosto. Andiamo ora a parlare del secondo Fantacalcio che seguiamo e abbiamo seguito sia per il campionato di Serie A che per i Fantamondiali, che è Magic Evolution. Magic Evolution si trova al sito www.magicevolution.it. È un fantacalcio studiato per i sistemisti, quindi ci sono i maggiori professionisti a livello nazionale. Quindi qui, oltre alla competenza, conta molto anche la tattica. Vi invito a leggere il regolamento e a partecipare anche qui al prossimo campionato di Serie A, perché i brani che mette in palio Antonino sono veramente appetibili. Io vado a leggere la classifica di giornata per le prime posizioni dell'ultima giornata del Fantamondiale, la giornata 7. La prima posizione è stata conseguita da Polpo 67 di Luigi Costantino con 89,5. Luigi, che così si porta a casa l'ultimo pallone di giornata messo in palio, da 25 euro. Poi secondo e terzo c'è Giuseppe Costantino con la Regosta 72, la Duo 72, 87,5, a pari merito con Petrelli Roberto, anche qui due formazioni schierate, S108 e S126.
Andiamo a vedere la classifica generale che si è andata formando. Partiamo dalla decima posizione, che vince una t-shirt dell'Italia da 25 euro di valore, la campione 130 di Gianluca Coviello, 595 punti. Nona posizione, la Sdasa di Ercole, vince un pallone più sacchi d'aria da 45 punti. Ottava posizione, vince una Polo d'Italia da 45 euro, scusate, si parla di euro, non di punti. La Robby 7 Laff di Buzzi, 596 punti. Settima posizione, maglia allenamento Italia, 50 euro, la Costa 20 di Giuseppe Costantino. Sesta posizione, maglia Italia bianca da 80 euro, la Polpo 43 di Luigi Costantino. Quinta posizione, soggiorno spa per due persone, la Zarac 12 di Danilo Marabini, del valore di 140 euro. Quarta posizione, Samsung Galaxy Tab 3, valore di 180 euro, se la giudica Giuseppe Costantino con la Recosta 89, 598 punti. Terza posizione, la campione 22 di Gianluca Coviello, vince un Samsung Galaxy Tab 4. Seconda posizione, vince un Samsung Galaxy S5, si parla di cellulari, la Polpo 178 di Luigi Costantino. Luigi Costantino che trionfa anche nella classifica squadre con la Polpo 177, 613 punti, vince un Samsung Atbook da 9 style del valore di 1100 euro. Luigi Costantino che vince nello specifico la seguente formazione: Neuer, Boateng, Luiz, Hummels, Lam, Kroos, Robben, Schneider, Messi, Müller e Van Persie. Müller capitano per questa ultima giornata, perché vi ricordo che qui il capitano ha una valenza particolare, perché permette al giocatore che lo schiera, oltre a tutti i bonus classici, di prendere come bonus il punteggio, la differenza di punteggio tra il 6 e il punteggio preso dal capitano stesso. Per esempio, se il capitano prendesse 7, prenderebbe un bonus aggiuntivo di un punto, perché ha preso un punto più del 6. Se viceversa prendesse 5, prenderebbe un malus di un punto. Ma la caratteristica che contraddistingue dagli altri fantacalci a livello nazionale Magic Evolution è la classifica manager, classifica che premia i singoli utenti con le loro migliori 3 squadre. I migliori 50 squadre si aggiudicano un bonus da 250 punti per il primo classificato della giornata, fino a scalare a un punto della 50ª squadra. Per questa classifica manager ricordiamo che dai quarti di finale in poi sono raddoppiati i punti previsti, quindi ci sono stati diversi sconvolgimenti nelle ultime giornate. Vi dico i 5 vincitori dei 5 premi messi in palio per la manager. Quinto posto, vince una maglia Italia azzurra da 80 euro, Danilo Marabini, 3.073 punti. Quarto posto, vince un Samsung Galaxy Tab 3 dal valore di 180 euro, Gianluca Coviello. Terza posizione, vince un soggiorno alle Terme per due notti da 300 euro, Walter Svanosio, 3.556 punti. Secondo posto, vince un Samsung Galaxy S5 da 700 euro, Luigi Costantino, 4.653. Primo classificato, vince 1.500 euro in gettoni d'oro, Giuseppe Costantino, 4.686 punti. Quindi complimenti alla famiglia Costantino, a Luigi che ha vinto la classifica squadra e a Giuseppe che ha vinto la classifica manager. Complimenti. Hanno partecipato però anche i seguenti utenti: Luca Milo, Roberto Petrelli, Matteo Scasseddu, Antonino Sampugnaro in coppia con Sebastiano Mignosa, Marzio Manna, Lorenzo Facciotti, Francesco Pratici, Emiliano Genestrini, Ercole, Buzzi, Radcliffe Bachi e Francesco Saverio Russo. Questi sono i 17 utenti per le 2018 squadre che hanno ravvivato il Magic Evolution Mundial. Anche qui l'appuntamento è per l'inizio del campionato di Serie A. Seguite questo fantacalcio su www.magicevolution.it, dove saranno presenti a breve anche i vincitori della stagione appena passata per quanto riguarda i tornei Magic Evolution 13-14 e tutti alla pari del campionato di Serie A.
Seguite anche Paolo Acquaroli su Facebook, che vi può dare tutte le indicazioni, le dritte per questo fantacalcio a cui il vero fantacalcista professionista non può mancare, anche perché, lo ripetiamo, è un fantacalcio veramente ricco di premi. Amici, io nel ringraziarvi nuovamente di tutto l'ascolto che avete dato a questa trasmissione, a questa puntata, ancora nella stagione appena passata. Vi ringrazio, vi do appuntamento con le Fantanalisi al prossimo campionato di Serie A, cioè martedì 2 settembre, dove daremo le risultanze dei decimi giorni, dei maggiori fantacalci, della prima giornata di Serie A. A voi tutte, alle vostre famiglie, vi auguro una serena estate di riposo, anche a tutti i fantacalcisti che hanno avuto anche il supplemento di fatica della Fanta Mondiale. Io so che quanto costa nei vari sistemi, seguire giornata per giornata tutte le formazioni messe in campo. Vi auguro una buona estate e una nuova stagione ricca di successi in campo fantacalcistico e anche di tanta serenità in ambito personale. Con le Fantanalisi è veramente tutto. Da Emiliano Giustini un caro saluto, arrivederci a martedì 2 settembre. Ciao a tutti.